Diego Piacentini, benvenuto su Blogosfere. Giaguari, ci avete scritto, a tutti gli organi di stampa torinesi, perché? Qual è il problema? Il nostro problema oggi è che non riusciamo a trovare un campo per allenarci stabilmente. Noi abbiamo bisogno di una casa dove tenere il nostro materiale e far allenare i ragazzi. Noi alleniamo i ragazzi dai 14 anni in su. Abbiamo due allenamenti a settimana e iniziamo con le giovanili alle 6:30, 7 di sera. Accogliamo qualsiasi tipo di ragazzo, non ci sono particolari doti fisiche o sportive. Abbiamo ragazzi di qualsiasi etnia e di qualsiasi nazionalità, non ci sono problemi di extracomunitari o solo italiani. Il problema oggi è che appunto noi, essendo uno sport dove il nostro materiale è molto importante, quindi noi abbiamo sempre caschi, paraspalle, shoulder e tutto, dobbiamo avere una casa dove mantenere e tenere tutta la nostra attrezzatura. Fino ad oggi il comune, pagando ovviamente l'affitto dei campi comunali, riuscivamo qui in via Mercadante ad allenarci il martedì e il giovedì. Il giovedì, vuoi perché è un po' anche colpa nostra che siamo arrivati in ritardo nella presentazione della domanda, il giovedì non è più disponibile. Abbiamo letto che c'è un campo di via Varano che è pressoché in stato di abbandono, dove c'è un bando di concorso che noi vorremmo partecipare. Il discorso del bando di concorso è che ti implica determinate spese iniziali per mettere tutto a norma questo campo. Noi, innanzitutto il primo bando era andato deserto, perché nessuna società si voleva accollare le spese di rinnovo di tutto questo impianto. A noi basta un prato. Il signor Crisafi dell'assessorato allo sport è venuto qua molto gentilmente a parlarci dopo che noi abbiamo scritto agli organi di stampa. Abbiamo un appuntamento il 28 di ottobre, martedì, con l'assessore allo sport e chiederemo appunto di poter partecipare a quel bando di concorso, ma non come bando per l'acquisizione dell'impianto per il calcio e poi noi giochiamo a football. Noi vorremmo proprio un prato, un bando, un qualcosa dedicato al football, perché a Torino c'è impianti da hockey, ci sono impianti da baseball, ci sono pallavolo, basket, si può fare tranquillamente in tutte le palestre, c'è anche il tamburello elastico a Ruffini, ma non troviamo mai nessun campo da football. Non esiste un campo di football in Piemonte e nel nord Italia. L'unico campo da football è a Bolzano oggi, che è stato fatto dalla regione autonoma del Trentino. I Giaguari, tra l'altro, non sono neanche una società, cioè una Giaguari, storia gloriosa. Oggi, quindi oggi, quest'anno facciamo il trentennale, abbiamo vinto uno scudetto nel 91, siamo comunque una squadra tra le 5 squadre che hanno creato la federazione, tra poco la nostra federazione entrerà nel CONI, abbiamo più o meno a roster, quindi per noi roster è l'elenco dei giocatori, tra prima squadra e seconda squadra siamo sui 100-120 elementi, poi ovviamente vanno e vengono perché comunque lo sport è impegnativo e noi cerchiamo sempre di accogliere sempre più ragazzi. Già è uno sport costoso perché implica appunto l'acquisto di attrezzatura, se poi ci mettiamo anche il costo degli impianti non so domani quale sarà il futuro dei Giaguari, perché il nostro problema è che un giorno diciamo ok, non abbiamo più i soldi per affittare questi campi che costano sempre di più e ragazzi che magari non sono dotati per giocare a calcio staranno nei parchi e nei giardinetti sotto casa e non giocheranno e non faranno più sport. Questo è un po' il sunto di tutto. Grazie.